Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 15, episodio 174, Mio Podcasting. Oggi parleremo di talpe meccaniche e di occhiali a realtà aumentata. Allora, in particolar modo iniziamo dagli occhiali a realtà aumentata, che non nascono nel 1939 come uno potrebbe immaginare. Dunque, su Startling Stories del maggio del 1939 fu pubblicato il racconto di fantascienza dei Pygmalion Spectacles, scritto dall'autore Stanley G. Weinbaum ed illustrato da uno sconosciuto disegnatore. Da una prima analisi superficiale potrebbe sembrare che gli occhiali a realtà aumentata potessero essere nati proprio in questo numero di Startling Stories del 1939. Ecco, ad osservare bene il disegno, questa è solo un'apparenza, perché nel disegno non sono presenti gadget che possono far pensare che gli occhiali siano effettivamente a realtà aumentata. Non sono neppure dei microscopici tubi catodici oppure altri visori tecnologici fuori contesto storico. Infatti, sono chiare le immagini rappresentate dentro le lenti, ipoteticamente visori, e quanto si vede raffigurato distrugge la continuità di un ipotetico film proiettato, in quanto nell'occhio sinistro sono raffigurati due uomini in laboratorio che sembrano parlare alla radio. Nella lente di destra sono rappresentati una donna ed un uomo in una giungla, ossia in un ambiente totalmente diverso dal primo, e tale da distruggere sia la continuità scenica quanto l'immagine stereoscopica dell'apparato. Si conclude quindi che gli occhiali a realtà aumentata non nascono nel 1939, infatti nascono in Amazing Stories del 1963, che predice i visori di realtà aumentata. Confrontare poi con Galaxy Science Fiction 1953, che predice l'avvento di visori integrati delle cuffie per piloti, che erano poi nemmeno che l'estensione dei collimatori dei caccia della Seconda Guerra Mondiale. Le talpe meccaniche invece nacquero per davvero nel 1939 su Startling Stories. In copertina, quanto a corredo il racconto The Prisoners of Mars di Edmund Hamilton, il racconto fu pubblicato su Startling Stories del maggio del 1939. E poi illustrato da uno sconosciuto disegnatore, in cui ebbe ad inventare le talpe meccaniche, quali però, nel racconto, erano usate non per la costruzione, ma come una sorta di carro armato. Quindi, come si vede, in sostanza, su Startling Stories 1939 ebbe a predire il ruolo e la funzione delle talpe meccaniche, anche per quanto, la loro esistenza, ma non il loro impiego. Quindi la loro funzione su Startling Stories fu totalmente, cannata di fuori. Ma l'esistenza delle talpe meccaniche invece fu prevista. Ok, per questa puntata è tutto, questa brevissima puntata è tutto. Se volete espandere il tema un po' su questo, per tema delle previsioni scientifiche, fatte o non fatte, le anomalie presenti nei riviste di fantascienza, il link lo potete trovare in descrizione. Ciao, alla prossima.